ormai ci abbiamo preso la mano, ragazzi, il programma è nelle nostre mani, nelle mani di Luciano Messina e nelle mie mani, perché abbiamo capito che le interviste si fanno così. Oggi abbiamo un calciatore con qualcosa di particolare, qualcosa che nel nome già... Aspetta. Stamattina cambiano le regole, le interviste le faccio io, a voi due, va bene? Quindi le domande le faccio io e comincio io, va bene? Un attimo solo. Ma stai bene, che si sta navigando, ora io con tutta la mano, non ho capito. Ma infatti, non gli abbiamo detto il nome, però è entrato bene, lo presentiamo solo e basta. Sì. Okay. Signori e signori, Mirko Esposito. Allora, di cosa vogliamo parlare? Non lo so. Di calcio, con voi devo parlare di calcio, capite di calcio? Noi capiamo di calcio. Scusa, di calcio o di calcio a 5, fammi capire. Di calcio. Aspetta, scusa. Dire che se sta venendo a sapere che non faccio da pallone non ne capiamo. Ma insomma, però non Luciano, facciamo capire. Non facciamo capire. Domande a saltare a piacere, fammi argomento capire. A scelta. Allora, sì. Innanzitutto cosa vedo da del lei, del voi, del tu, quanti anni avete? Fammi capire, no? Quanti anni abbiamo? Tralasciamo questo dettaglio che non serve a chi che ci segue da casa. Le do del voi allora, va bene così? Del voi a Catania. Scusa. Secondo me è liscio. Andiamo avanti. Allora, domanda successiva. Non avete tatuaggi? Tatuaggi ne hai? Ma perché è importante? Perché voglio sapere se hai dei tatuaggi, è una domanda pertinente. No, non abbiamo tatuaggi. Io non ne ho fatti perché mi cattiglia da specie di pinna, quindi ho sospeso immediatamente. Aspetta, fammi pensare, però io che posso sapere dei tatuaggi, sai quando tu fai tipo il morbillo, le vaccinazioni? Le papule, quell'antivirosa ci abbiamo. Questi tatuaggi, guarda, questi, non quelli là. Ma questo è importante? No, non è importante, però visto che sei anziano ti volevo ricordare che i tatuaggi si possono fare anche alla tua età, hai capito? Ma stiamo scherzando, una cosa da... Uno campa tant'anni per capire che se non hai un tatuaggio non serve a nulla. Vi siete mai chiesti perché intorno al calcio c'è così tanta passione? Ognuno di noi ha il proprio background personale. Viviamo la nostra vita accostando i nostri interessi ad un modo di vestire, ad un genere musicale, ad uno stile letterario. Insomma, accostiamo i nostri gusti e le nostre passioni ad un mondo piuttosto che a un altro. Si chiama senso di appartenenza. Ogni cellula del nostro corpo sente di dover seguire il proprio stile di vita. Nel calcio questa sensazione prende diverse sfumature. Qualcuno la chiama emozione, qualcun altro sacrificio, altri gioia. Ma in una sola parola possiamo definirla passione. Ricalcolo itinerario. Inserire destinazione. Avvio itinerario per città di Catania. Someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it. Francesco Ripa, ciao! Ciao! Buon pomeriggio, come stai? Tutto bene. Tutto bene, tutto bene. Allora cominciamo la nostra chiacchierata. I had to go. And I know it ain't pretty. Sei chi? Battipaglia, Salerno. Battipaglia, si sente, la mozzarella. Bravo. Ah, è buona. La mozzarella, quante mangiate di mozzarella a battipaglia? La mozzarella è buona. Ma ti piace? Sì, molto. Tua mamma come la fa? La cosa più buona? No, mamma non la fa, la compriamo al caseificio, però è...
mezzo. E che no. cosa la usa? In quale cibo che ti piace di più? O la mangiate così? No, come? La puoi usare anche nella pasta, cioè noi facciamo la pasta al forno e quindi ci metti la mozzarella, la parmigiana, quindi si può fare in qualunque mi sta venendo già fame, lasciamo stare. Impostare la prima domanda. Senti, ma è vero che gli uomini del sud, i calciatori del sud hanno qualcosa di più? I calciatori sicuramente forse hanno quella, cioè da noi si chiama la cazzima, quella voglia, quella cattiveria giusta. E penso che non. Cioè ci saranno anche al nord persone così. Chiaro. Sono persone e persone, però penso che al sud c'è più quella voglia di emergere, soprattutto nel calcio, più fame, quindi c'è più cattiveria. Vabbè, che bimbo eri? Cioè un po' vivace, mi piaceva. Un po' vivace. Già da piccolo mi piaceva giocare a calcio, quindi rompevo un po' di cose a casa, quindi all'età di 4 andavi anni. Col super tele, col tango, con qualunque cosa. Anche certe volte io e mio fratello facevamo le palle di carta, quindi bellissimo. Per giocare a casa. Quindi. Ma poi andavi con lo scotch da imballaggio? Bravo. Bravo Francesco. Bravo, anche io sono cresciuto pur così, di bravo, pur di giocare con lo scotch da imballaggio, veniva più dura, bravo. Compatta e si rompeva meno. Bravo. Così mamma si arrabbiava di me. È vero. Ma quando hai capito? Forse sai che il calcio diventa la mia vita. Beh, l'ho capito forse a 19 anni, quando la seconda stagione nella Battipagliese, okay. Perché ho cominciato... Grande società storica. Sì. Il primo anno io ho fatto 6 mesi con la Primavera della Battipagliese, poi a gennaio andai in prima squadra, sì. Però ancora non avevo capito che volevo fare quel mestiere. È chiaro. Poi il secondo anno... è che ho iniziato con preparazione, quindi è stato l'inizio della mia carriera, dove ho capito che volevo fare questo. Hai mai pensato, perché tu sei il classico attaccante, molti dicono, da serie C, no? Quello boom, boom. Però questa serie B, questa serie A, dipende solo da te o ci sono stati anche i casi che non ti hanno dato il là verso questi campionati? Beh, io sicuramente ho sempre fatto questa categoria, quindi sono già contento di quello che ho fatto, perché io da piccolo sono stato operato all'anca, quindi c'ho una gamba più corta e una più lunga. Ma dovuto a che cosa? Dovuto a un problema, un problema di nascita, però che non è stato curato bene. Ah, ok. Quindi a 7 anni mi sono operato e mi hanno tagliato la testa del femore, quindi ho una gamba più corta di 2,5 cm. Proprio plantare, quindi sono già molto contento di quello che ho fatto, perché mi davano una partita al mese, quindi sono contento per questo. Sicuramente per fare il salto ci sono state delle opportunità, però c'è sempre stato quel problema: e se l'anno prossimo smetti di giocare? E quindi nessuno mi ha dato quella fiducia di poter fare quel salto, però sono contento di quello che ho fatto. Ricalcolo itinerario per la prossima domanda. Allora, ma il cappello che simbolo è? Perché lo tieni sempre. Il cappello è... ti sembra strano, perché molte persone dicono: perché non c'hai capelli, quindi ti metti il cappello. Ma io da quando ero piccolo ho sempre tenuto il cappello. E quindi... cioè, è così. Più forte di me, quindi lo uso sempre. È un tuo... sì. Fa parte di te. Bravo. Fa parte di te. Ma ti dà un senso di sicurezza? Forse sì. Non lo so, però cioè io non riesco a uscire. Ma hai mai provato la bandana in campo? No. La bandana no. Se si poteva usare il cappello lo mettevo anche a campo. Va bene, va anche in campo. La gioia più grande della tua vita? Beh, la gioia personalmente nella mia vita privata, cioè. Sicuramente la nascita di mia figlia. Come si chiama? Carol. Che ha 6 anni. 6 anni. Quindi è una cosa bellissima. Non so se tu sei... No, non sono ancora papà, non ho avuto questa grazia. Ti auguro di provarla. Di provarla. Che sì, quando prendi quel frugoletto, che pensi? All'inizio, parlo personalmente, c'avevo un po' di paura, perché la vedi troppo piccola, quindi... ti fa un po' senso. La vita forse ti dice anche: stai diventando grande quando ce l'hai tra le mani. Sì, sicuramente hai più responsabilità, questo sicuramente.
però hai anche responsabilità verso, verso tua figlia. Il Francesco Ripa però fuori dal rettangolo, perché è vero, voi calciatori fate una vita sempre allenamento, allenamento, ritiro, allenamento, però ci sono anche i momenti, ok, io chiudo, c'è un affetto particolare, un hobby, chiudo il borsone e corro a casa perché ho quell'amico particolare dove non vedo l'ora per esempio di andare a rivedere o a stare o a fare qualcosa di che riempia anche i vuoti che ti lascia il calcio, no? No, sicuramente stando qui a Catania è la mia ragazza, perché okay, non sono uno che gli piace andare a fare serate, sono un calciatore diciamo vecchia casa. Sì, vecchia data, mi piace stare a casa, guardo spesso le partite, fortunatamente gli piacciono anche a lei, quindi non mi dà noia su queste cose. Poi quando torno a casa a Battivaglia sicuramente da mia figlia e con la famiglia, ecco, penso la che sia famiglia. La cosa più importante. Sei giunto alla fine dell'intervista. Senti Francesco, siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata, io la fatidica domanda te la devo fare come l'ho fatta a tutti i tuoi compagni, a secondo il loro ruolo e la loro importanza anche in quel momento. Io non lo so se sarà 6 maggio, non lo so se sarà 16 giugno, ma stadio stracolmo, certo, in ogni ordine di posto, stadio Massimino parlo, certo. Arriva quella palla, Ripa la calcia, fa il buco decisivo, si va in Serie B, cosa fai? Posso pure morire, cioè personalmente che ancora devo far gol al Massimino, quindi sarà una cosa bellissima, però sicuramente sarà una gioia immensa, perché Catania, il Massimino ti dà quell'emozione da un giocatore di Serie A, quindi sicuramente sarà una cosa bellissima, però l'importante è arrivare all'obiettivo che è quello della Serie B, che sia io che sia qualcun altro, l'obiettivo è quello di portare il Catania in Serie B. Va bene, allora noi ringraziamo intanto Francesco Ripa, grazie Francesco. Ciao, grazie. Viva la mozzarella! Viva la mozzarella! Viva la mozzarella, che è la cosa più importante, e grazie sempre a tutti voi. Ciao. Ciao. Grazie ai nostri due viaggiatori. Il nostro cammino però continua e dalla strada ci spostiamo al terreno di gioco per capire, anche stavolta, cosa si prova a stare lì, lì nel mezzo. Feeling my way through the darkness. A lì nel mezzo oggi si parla di fantasia, si vive la fantasia sul rettangolo verde con uno dei giocatori che hanno inventiva in questo Catania, e cioè con Andrea Russotto. Ciao Andrea. Ciao Angelo, salve a tutti. E allora, raccontaci del tuo rapporto con il calcio e di come nascono le tue giocate improvvise, divertenti. Ma penso che il mio rapporto con il calcio nasce un po' come nasce per tutti i bambini che amano questo sport fin da piccoli, calciando tutto ciò che si muove per terra, da una semplice lattina a un pallone con gli amici, e ho avuto la fortuna di, ecco, inseguire questo sogno e di realizzarlo, sogno che per me era tutto, ho fatto tanti sacrifici per raggiungerlo, la mia famiglia mi ha aiutato tantissimo ed eccomi qui. Solitamente quando un calciatore dice ho fatto tanti sacrifici, la gente che ascolta e che non vive la dimensione del calciatore pensa un po' che sia un'esagerazione. Vogliamo spiegare quali sono i sacrifici concretamente che un giovane calciatore deve affrontare? Vogliamo ricordare quanto è difficile, nel momento in cui magari i tuoi compagni adolescenti si dedicano ad altro, cominciare a ragionare da professionista? Ma sicuramente sei costretto a crescere in fretta. Io già a 15 anni facevo una vita da grande, vivevo, ecco, fuori dall'Italia, con la fortuna di avere mia mamma con me e mia sorella, ma ho avuto questa fortuna, ecco, però come dicevo a 15 anni sono andato via dall'Italia, a 15 anni quando tanti miei amici andavano a fare la settimana bianca con la famiglia oppure andavano in gita con la scuola, io non ho mai fatto una gita, non ho mai fatto la settimana bianca perché logicamente avendo allenamenti non potevo saltarli, non uscivo il sabato sera, non andavo in discoteca se non dopo la partita, ma molto poco, ecco, ero fuori dall'Italia, i miei amici erano a Roma ed ero fuori. Sono sacrifici che sono
ti accorgi di averli fatti una volta che sei cresciuto, perché quando sei lì, quando vivi questo sogno, quando arrivano le prime soddisfazioni, non li vivi neanche come sacrifici. Però sicuramente penso che quello più grande è stare lontano dalla propria famiglia, dai propri affetti, ed ecco, vivere in una città che non è la tua, sicuramente è questo il sacrificio più grande. È vero che oggi i giovani non hanno più voglia di sacrificarsi, hanno perso un po' di passione per il calcio, oppure un luogo comune? Ma oggi il calcio viene vissuto in modo differente. Ricordo che quando ero piccolo io c'erano tante cose differenti. Oggi il giovane è più attento ad Instagram, è più attento alla scarpa colorata. Quando ero piccolo io c'era il pallone, rotolava la palla in mezzo al campo. Adesso detta così sembra anche vecchio, non sono vecchio, però i tempi sono sicuramente cambiati. Il calcio è un mondo particolare, un mondo dove sia in visione, dove sia spesso su giornali, su foto, internet, e quindi logicamente se un ragazzo non prende questo sport per la semplice passione di praticarlo e lo vive come vetrina per se stesso, diventa un po' più complicato. Però è anche la nuova generazione, quindi non darei neanche colpa a questi ragazzi, è normale che sia così. Hai detto che non sei vecchio, tra pochi giorni compirai 30 anni, sei nell'età della maturità, ormai la carriera di un calciatore si è allungata, lo sappiamo benissimo, basta gestirsi, c'è anche qualche conoscenza in più sul piano dell'alimentazione, sul piano del dosaggio, dell'impegno, anche dal punto di vista atletico, per cui a 30 anni diciamo che inizia una seconda fase della carriera, questo sì, ma molto spesso è quella che può regalare le maggiori soddisfazioni, anche perché Andrea, tu sei in credito con la sorte. Ma sì, io penso che a 30 anni si arriva ad avere una completezza di crescita calcistica, ma anche come persona. Io ho avuto una grandissima fortuna, quella di diventare papà da un mese, e anche questo sicuramente ti cambia molto la vita. Però sì, mi sento sicuramente migliore, mi sento più grande, più maturo, mi sento più responsabile. E quindi sì, penso di aver raggiunto questa maturità che inseguo un po' da sempre, diciamo. Per quanto riguarda la sorte, purtroppo il calcio, un po' come la vita, ti toglie e ti dà. E ho avuto momenti belli, ho avuto momenti meno belli, sfortunati, tra infortuni e ecco, situazioni un po' particolari. Però alla fine mi ritengo soddisfatto, anche se logicamente spero di riprendermi quel po' che ho lasciato. Ecco. Lasciare tutto e partire. Quale consiglio seguire? Dare da me, ascolto te, chissà come va a finire. Il gol più bello ed importante di Andrea Russotto con la maglia del Catania. Ma penso che come gol più bello, ecco, quello che mi viene in mente penso sia il gol del primo anno contro il Melfi. È molto importante, noi ci giocavamo la salvezza, vincemmo 1-0 in casa con un mio gol. E ricordo che anticipai il difensore più o meno questa altezza, la palla era in aria, la stoppai di petto e di sinistro la incrociai sul secondo palo, e andò bene perché andò sotto l'incrocio, ecco. Quindi penso che come gol più bello quello, anche se il boato del gol di quest'anno contro il Lecce forse lo porterò con me nei miei ricordi per molto tempo. Bye bye. Restiamo fuori dai radar. Preparati che siamo a casa. Io non ti porto in nessun posto. Sono io il tuo posto. È tutta la vita che prendo gli appunti a matita. Poi li cancello, poi mi reinvento. E ancora non è finita. Andrea, come descriveresti lo spogliatoio del Catania per fare capire i valori che ha questo gruppo? Ma innanzitutto io penso che già il ritorno di giocatori importanti che hanno fatto anni importanti in questa società, il fatto che siano tornati significa già tanto, significa che portano questa società nel cuore e soprattutto questa città. E abbiamo la fortuna di avere gente che ha cavalcato un'onda importante qui, e quindi tante volte ci aiuta, ci sprona, ci fa capire anche un po' come la città nei momenti difficili. Quindi sicuramente è uno spogliatoio molto unito, è uno spogliatoio dove ci sono persone importanti che tutti seguiamo, è uno spogliatoio dove tutti insieme lottiamo per un solo obiettivo, c'è quella sana competitività senza però quel
non so, quel tipo, quella rabbia tra di noi, oppure quel non rispetto, anzi c'è molto rispetto in questo spogliatoio. Io sinceramente mi sento fortunato, sono tutti dei bravissimi ragazzi e non, veramente non saprei trovare altre parole per descriverlo se non uno spogliatoio veramente unito che lotta e vuole a tutti i costi un obiettivo importante. C'è una lotta in te fra il Russotto che magari tende ad accelerare guardando a terra e il Russotto che ogni tanto alza la testa per inquadrare la porta, chi la vince? Ma sono un istintivo, vivo di istinto, vivo di momenti, a volte mi rendo conto di fare cose che neanche penso di poter fare, nel senso delle giocate che magari non penso ma mi vengono in modo naturale, quindi la maggior parte delle volte vince su di me l'istinto, quindi penso più l'Andrea che abbassa la testa e scatta in avanti, anche perché in determinate situazioni sicuramente forse alzando la testa avrei potuto fare servire i miei compagni o magari ecco, mandare in porta qualcun altro, però sì, sicuramente non lo faccio per egoismo, io non ho mai vissuto per il gol, non l'ho mai fatto in vita mia e sinceramente non mi interessa, sono molto più contento, godo se così si può dire, a far far gol al mio compagno rispetto a che lo faccio io, quindi però logicamente tante volte magari un po' pecco in questo, ma non per cattiveria, solo per istinto. Modalità aereo, ti faccio fare un viaggio dentro di me, saluta tutti. Vogliamo compensare con una cosa che comunque va detta, molto spesso i giocatori più tecnici sono leziosi, cercano una giocata che sul piano dell'utilità non serve a niente a nessuno. Non sì. Ti abbiamo mai visto concederti un eccesso in questo senso. Ma sì, è vero, però penso anche che nel calcio di oggi un giocatore del genere sia un giocatore fine a se stesso e serva a ben poco. È vero che il giocatore magari con una tecnica magari maggiore tende la giocata, magari in una situazione dove si vince di 2-3-0 tende quella giocata che magari può infiammare il pubblico, il popolo, però ecco, è un giocatore che comunque è fine a se stesso, fondamentalmente non è che serva moltissimo una giocata del genere, però è vero, ogni tanto mi è capitato, magari non in modo eccessivo, però ogni tanto mi è capitato. Qual è la cosa che ti piace di più di Catania? Ok. Allora, diciamo che in 2 anni che sono stato qui non ho mai visitato Catania, cioè ci sono zone che non avevo mai visto. Logicamente adesso, essendo fidanzato con una ragazza di qui, ho visto zone nuove per me. Però cosa mi piace di Catania? Mi piace che è una città sempre viva. Non riesco a trovare un momento morto, sai, io sono di Roma, di un paesino, però c'è quell'ora, quelle 2 ore dove a Roma magari regna quella tranquillità dove non si capisce la gente dove sparisce, qui no, questa è una città in continuo movimento, una città dove c'è sempre qualcosa da fare, anche nella giornata più buia, più triste si trova qualcosa da fare, quindi sicuramente è una città che ti dà tanto, una città, vabbè, il clima di questa città è sicuramente qualcosa di fantastico, come ti dicevo prima, io 3 anni qui forse il giacchetto non l'ho mai messo, e quindi, però ecco, forse mi piace questa cosa qui di Catania, che è una città sempre attiva e che ti può sempre dare qualcosa, questo mi piace. Qual è la cosa più bella del calcio? La cosa più bella, ma forse che io ho avuto un allenatore che mi diceva, ricordo quando ero bambino, e mi diceva: Andrea, ricordati, un giorno avrai i tuoi pensieri, perché adesso sei piccolo e non ce li hai, avrai i tuoi pensieri, avrai i tuoi problemi, avrai, non so, le tue rate da pagare, non saprai cosa fare, ma quell'ora che ti regala spensieratezza, quell'ora che quando vai a giocare con gli amici ti affitti il campo se non farai il calciatore, quindi giocherai dopo lavoro, oppure quando vai all'allenamento, quell'ora lì ti fa pensare solo al campo, ti fa pensare solo al pallone e tutti i problemi che ci possono essere, tutti i pensieri non ci penserai, quindi penso che la cosa più bella di questo sport è questa palla che facendo un semplice, ecco, rotolando ti fa dimenticare un po' di tutto e ti fa tornare anche a 30 anni bambino. Sto partendo, sta a te non perdere il treno, se vuoi dammi la mano e vieni con me, se no vai vai, ho girato il mondo. Call.
shopping con Andrea Mazzarani. Ti ho portato vicino a Torre del Grifo, studio 54, a Mascalucia, perché anche a te tocca lo shopping con Federica. Okay. Quindi non lo potevi evitare, da in mezzo al campo a in mezzo al negozio. Cioè, perché di la verità, un po' ti sei preso di invidia dei tuoi compagni che facevano shopping con me. Eh sì, perché forse sono l'ultimo. Fatto sì, stiamo finendo. E dicevo, a me non capita mai. Adesso è il tuo turno. Allora, intanto vedo che sei molto stiloso, quindi no, forse grazie, non hai nemmeno bisogno del mio aiuto. Ma che tipo sei? Ti piace passare inosservato? Oppure, per esempio, una giacca di questa così molto sobria la indosseresti? Ah, si può indossare, la posso indossare, non mi piace essere troppo sobrio, dai. Ecco, questo secondo me proprio non passi inosservato. No, questo no. Ok, allora, per il resto ti piace fare shopping, uscire? Ecco, sì. A Catania, per esempio, c'è il tempo di andare a fare compere? Tra sì, un allenamento sì, e no, l'altro? No, il tempo c'è, mi piace tanto fare shopping, però diciamo che i negozi poi alla fine sono quasi sempre gli stessi, no? Quando ti piace uno stile vai sempre allo stesso negozio. È vero. Quelle volte che vado sempre negli stessi. Vabbè, qui che siamo a un passo da Torre del Grifo, studio 54 Mascalucia, prima dell'allenamento, un acquisto questa e è una, via. È una gran bella scoperta. Questa. Hai visto? Allora, intanto sta arrivando l'estate, quindi potremmo anche fare un completo con una t-shirt, un jeans. A proposito di estate, ci pensiamo dopo perché prima c'è un obiettivo fondamentale, no? Che sì. Si chiama? Che si chiama Serie B. Come la state vivendo? Come state vivendo questo periodo? Ma guarda, te l'ho detto, dopo Monopoli secondo me ci è cambiato qualcosa, no? Anche a livello mentale, adesso siamo molto più spensierati, molto più liberi ed è la cosa che ci serviva a noi. Adesso abbiamo quest'ultimo finale di campionato dove dobbiamo giocare liberi mentalmente e provare a vincerle tutte. Se poi loro inciamperanno, festeggeremo noi. Esatto. Ma l'obiettivo, l'ho detto, l'obiettivo nostro è quello di rimanere tranquilli, sereni e giocare come stiamo facendo. Mettiamo da parte il campo. Basta, e campo. Parliamo di vita privata. Chi è Andrea Mazzarani fuori dal campo? Fidanzato? Fidanzato. Da quanti anni? Da una vita. Quindi? Da 8 anni. 8 anni sono tanti. Sì. Matrimonio? Se ne parla? No, ancora no, perché non conviviamo, quindi lei sta a Milano, io sto qua, quindi non è semplice comunque. No, è difficile, però vediamo per il futuro quello che succede. E poi sono un ragazzo tranquillo, mi piace la musica, suono la chitarra. Ecco, perché ho visto da Instagram, perché ti seguo, quindi ho dato una sbirciatina, che appunto suoni la chitarra, ogni tanto anche il ritiro, perché è un momento, no? Sì, ultimamente non si può. Adesso, il direttore dice la musica. Se ci becca il direttore ci ammazza. No, suono la chitarra nel tempo libero, sì, magari quando facciamo cene tra compagni ci divertiamo un po'. Qual è la canzone che suoni meglio, che è il tuo cavallo di battaglia? Ce ne stanno tante, a me piace Vasco, quindi suono tante volte Vasco, Ligabue, okay. i grandi classici, ok. Vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione particolare. Allora, io sono davanti a questo giubbino che ti farei provare volentieri. Che dici? Ok, proprio per non essere tanto sobri. No, dai. Abbiamo detto che non dobbiamo passare inosservati. Okay, va bene. Questo stile curiale o no? No, ancora non ci siamo. Ancora non ci siamo. Di là c'è qualcosa ora per curiale. Ora ci andiamo. Il jeans credo che possa andare bene questo, così scolorito si abbina bene, che dici? Sì. Se non ti piace qualcosa dimmelo, te la faccio provare lo stesso. Secondo me facciamo una cosa. Sotto questo nero, che dici? Per spezzare un po', sennò tutto azzurro. Sì, adesso ci facciamo aiutare da Paolo che ci dà una t-shirt nera, M. Ok. E poi diamo un'occhiata al resto del negozio. Tipo questo non è male. Ah, il jeans nero? Adesso lo proviamo. Costumi mare. Sei stato qui vicino in zona, noi abbiamo un mare meraviglioso. Sono stato poco, perché comunque... Tipo Citrezza... Sì, Cicastella, Citrezza... Taormina l'hai vista? Sì, ho visto, bellissimo. Oh, ma Catania è una città meravigliosa. Sì, meravigliosa. Si vive bene. Si sta benissimo, poi guarda che clima che c'è, quindi... Ci sono 40 gradi, infatti si è abbronzato, perché a Torre del Grifo, no? Tra una corsetta e l'altra. Vi abbronzate pure, quindi insomma... programmi per l'estate dopo il famoso obiettivo di cui abbiamo parlato, ecco, ti piace viaggiare? C'è qualche posto che... Tanto. Ho viaggiato tanto nella mia vita, sono stato in tanti posti, Hong Kong, Singapore, Las Vegas, Miami, Bahamas, l'ho visto quasi tutti. Prossima meta?
un po' più calmi, siamo un po' più calmi. Nelle vicinanze, perché anche in Italia ci sono posti bellissimi, anche, no? Sì, e poi perché ho speso una barca di soldi, quindi facciamo una cosa estate, più abbordabile. Formentera, Ibiza, mica classici, male, dai. Ma mica male. Lo dicevi, magari non ti rompo le scatole, perché poi il calciatore si vuole anche rilassare a fine stagione. Ti chiedo il rapporto con i tifosi, perché noi catanesi, mi metto in mezzo anch'io che sono anche tifosa, mettiamo un po' di pressione, no? Sì. Come allora, la vivi? Ma Catania, io lo sapevo, quando ho firmato qui l'anno scorso era molto peggio rispetto adesso, sì, no? Sì, sì, sì. È una situazione un po' complicata. Sì. Sapevo che questa è una piazza da Serie A, quindi il tifo è da Serie A, uh-huh. E non vogliono stare giustamente in Serie C, quindi la pressione è tanta. Però io l'ho sempre vissuta in maniera molto serena, proprio come persona. Io non mi sono mai fatto prendere dall'ansia o cose. Ma magari se genere. Ti fermano per strada, ecco. A me piace. A me sembri una persona molto disponibile. Sì, quindi sì, no, comunque a me piace. Io cerco di essere sempre disponibile con tutti, fotografi. Foto, quello messaggi, sì. Sui social, quello, perché sì, oggi sì. Sui social è cambiato, no? Un po' tutto il modo anche di vivere il tifo. E il rapporto con i tifosi è bello, adesso è bello. È bello anche per questo, no? Sì, perché è come se si formasse una grande famiglia. Esatto, poi dopo le ultime video che ho fatto con quei ragazzi lì in ritiro, cioè abbiamo fatto divertire un po' di gente. Con chi sei più legato? Perché io ho visto che con Marco Biagianti c'è un bel rapporto, ma con chi? Con chi sei in ristante ritiro? Io sono una persona che lega con tante persone, no? Perché mi piace scherzare, so quello che... Romanaccio. Sì, esatto, quello che fa un po' gli scherzi, così. Sì. Le persone con cui ho legato di più, vabbè, a parte Russotto, che lo conosco da una vita, è un amico. Prima ancora di conoscervi qua, di ritrovarvi sì, qua. Sì, sì, ci ho giocato 10 anni fa a Crotone, quindi lo conosco da tanto. Poi Romano come me, quindi. E infatti vi ritrovate. Poi io ho legato tanto con Marco, con Saro, con Bucolo, perché sto in camera insieme. Simpaticissimo, allora è una risata continua. Sì, sto diventando quasi catanese adesso, parlo catanese. Andrea, allora sei pronto a fare il modello? Dai. Sì, però perdonami, ma posso fare io? Dato che tu hai sempre dato consigli agli altri. Ah, vuoi cambiare le regole posso del gioco? Posso fare io? Puoi? Okay. Allora cosa c'è che non va? Allora, io direi questo, con la camicia che ho preso, okay. Di lino, okay. E la giacca quella sobria. La giacca sobria la prendo io. Dai, e poi, mi piace. Col chiodo azzurro. Che mettiamo? Questo qua. Pantalone, così che riprende l'azzurrino. È una t-shirt da mettere sotto? Che dici questa? Sì, bianca, semplice. Dai, mi piace. Ci sta. Mi che piace. Dici? Allora, questi due outfit, mi piace. Hai scelto tu. Non ti voglio rubare il lavoro, però. No, però mi piace. Cambiamo. Vai. Allora, sei pronto a fare il modello? Vai. Io ti accompagno in camerino. Sì. Andiamo. Wow. Ci sta? Mi piace. Sì, vediamo. Ok. Adesso l'altro completo, aspetta. Ti senti rossa se qualcuno ti guarda e sei fantastica quando sei assorta dei tuoi problemi, dei tuoi pensieri. Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente che possa attirare attenzione. Un particolare per farti guardare, e con la faccia pulita cammini per strada mangiando una mela con i libri di scuola. Allora Andrea, sai che noi donne siamo molto attente agli accessori, no? Mm-hmm. Cappelli, zaini, e quindi insomma ti faccio una domanda che ho anche fatto ad Andrea di Grazia. Se dovessi andare su un'isola deserta, sì, e puoi portare solo 3 cose, cosa porteresti? Cosa metteresti dentro la borsa? Qualcosa proprio di cui non puoi fare a meno? Questa è una gran bella domanda. Una bella domanda. Mi ci vuole mezz'ora. L'aiuto da casa. Mi ci vuole mezz'ora per rispondere. No, tu. Che proprio mi porti? 3 cose, sai, non so se sei un tipo molto attaccato al cellulare, piuttosto che una penna, un foglio di carta, c'è cioè qualcosa che... Bravo. La chitarra non ci entra. La chitarra non c'entra, mi porterei... Un foglio, una penna, un quaderno, una penna sicuramente. Mm. Almeno scrivo qualcosa. Per appuntare, capito? Pensieri. Poi. Foglio penna. La palla c'entra? Pallone? Sgonfio. Poi lo gonfiamo lì. Un pallone. Ecco il pallone, vedi, pallone. È una cosa di cui non può. Non può mai mancare. E poi che la terza cosa. Quindi non sei dipendente da telefonino? No, non tanto.
L'acqua porterei. Una bottiglietta d'acqua. Una bella... per sopravvivere. Due bottigliette d'acqua, dai, sei deserta. Basta, finito, finito. Allora, invece ti chiedo, Andrea, intanto ti abbiamo conosciuto un po' di più perché Piacere Calcio Catania è proprio questo obiettivo, no? Di conoscere il ragazzo, l'uomo, perché il calciatore lo vediamo in campo. Sì. Quindi ti chiedo a questo punto di mandare un messaggio ai tifosi che ci seguono, che sicuramente ci sono e ci saranno sempre, ma per accompagnarvi in questo finale di campionato che è fondamentale per voi, per la società e per la città di Catania. Che sì. Gli diresti? Bah, che direi? Di fare né più né meno quello che hanno sempre fatto, cioè quello di sostenerci, di supportarci ogni partita, ogni giorno e di venire così numerosi allo stadio, perché per noi è un'arma in più, quindi spero che alla fine possiamo festeggiare tutti quanti insieme questo. Il momento di pagare, quindi alla fine hai scelto questo, il completo, sì. Jeans e camicia. Sì, dai, estivo. Camicia di lino, insomma, va bene. Ci sta? I miei consigli sono andati. Sì, i miei consigli sono andati a buon fine. Grazie Paolo. E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri. Sì, però questa la porti tu. Certo, dai, immagino. È che porto la faccio busta. Portare. Ciao Paolo, grazie. Giro, ti saluto. Grazie mille, alla prossima. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. E al prossimo shopping. Ciao! Anche oggi abbiamo viaggiato, parlato e conosciuto un altro pezzo del nostro mondo rosso-azzurro. Il nostro appuntamento, come al solito, è fra 7 giorni. Forza Catania! Oggi l'intervista le faccio io. Come le fai? Buongiorno signore. Buongiorno, sì. Io ho un caffè normale, grazie. Caffè normale? Prendete quello che volete, fate voi. Possiamo? Sì, vai, vai. Ho saputo che ci sono carcocciate al pistacchio, le crema di nocciole, frutta, spinaci, col prosciutto, senza prosciutto, melanzane, arancini, ragù, perfetto, pistacchio. Perfetto, due per tipo. Di tutto. Grazie. Come due per tipo? Ma perché questa cosa faccio così? Una cipollina con i broccoli. Così, giusto per mantenere la forma, eh? Sì. Va bene, fate pure, dai. Ma perché siamo... A me non mi sembra che voi. Le interviste si fanno anche così, con. A stomaco pieno. A stomaco pieno. Va bene, fate voi, dai. Il caffè non ci stiamo pensando. Okay. Non ci stiamo pensando? Sì. Grazie. Una cartocciata. Grazie. Con le vongole. Con le vongole. Dipende. Ma quella al pistacchio c'è veramente. Allora, andiamo avanti. Tu dicevi, scusami. Andiamo avanti, che l'intervista stamattina la faccio io. Vale. Grazie signore. L'intervista le faccio io stamattina. Ci avevamo preso le monete noi. Allora, di calcio è meglio non parlarne con voi perché è meglio. Sì, ma perciò noi siamo quelli che abbiamo intervistato quasi tutta la squadra del Catania e non ne capiamo. Ho studiato le vostre interviste, sinceramente ho dedotto che non ne capite nulla. Va bene? Ah. Prima cosa. Seconda cosa, per educazione, vi devo dare del lei, del voi, come preferisci? Oh, del lei, del voi, scusami. Come preferisci? Ma se noi due facciamo 110 anni, non è che. Fate tanto, 7 dai. Volte la metà, dai. Avanti. Mettiamo 7 Mirko Esposito di fianco e facciamo la vostra età. Avanti. Poi. Va bene. Non so, di cosa vogliamo parlare? Della vostra vita privata vogliamo parlare? Che cosa fate nella vita? Noi dobbiamo parlare della nostra vita privata, noi siamo venuti qua. Io ho deciso stamattina che la faccio io l'intervista. Scusa un attimo. Ma questo che si mise là adesso? Non ho capito, ecco, così come in campo, nell'intervista. Ma non ho capito. Guarda le basette che ha il tonico. No, parla a voce alta, non ho capito cosa hai detto. Sì. Sì. Grazie. È un po' d'acqua. Un po' d'acqua che stanno parlando assai loro oggi. Le basette. Non ti piacciono le mie basette? Perché sono belle le sinceramente sono belle le sue basette. Si usano così. Ma dai, ma noi non dovevamo fare l'intervista. Ah, viene Mirko Esposito, ma no, Mirko con la C. Mirko con la K. Esatto. Esposito, nato a Firenze ma di origine napoletana. Si trova benissimo a Catania, è felice, è entusiasta. E ora perché mi sta trattando così? Ma l'intervista non la dovevamo fare noi. Non lo so.